su Red Dead Redemption. Allora, vorrei saputo iniziare con questo punto interrogativo qui vicino, perché visto che appunto nello scorso episodio abbiamo visto come è andata finita quella storia del bambino, eccetera, non perché l'hanno ucciso, non perché la moglie l'hanno uccisa, eccetera, ma abbiamo appunto visto che un uomo rapiva delle persone e le mangiava. Quindi un cannibale, bellissimo. E quindi, visto che abbiamo finito questa piccola storiella, vorrei cominciarne un'altra. Infatti, questo tizio lì è aspettare qualcuno, non si sa chi, e quindi vorrei iniziare questo nuovo sconosciuto, questo nuovo punto interrogativo in questo episodio. Vediamo. Parla con l'uomo, ok? Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl. Until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Wish I'd had better guidance. A friend of mine is drunk as a skunk in the saloon on Thieves Landing. I think he's gonna be unfaithful to his dear wife. Why don't you head over there and see if you can advise him how best to proceed? What do you think I am? I know what you are, John. Just if you've got the time, friend. Allora, non so perché questo tizio fa un bel saputello. Non credo che dobbiamo scendere di qua. E niente, dobbiamo andare appunto a vedere questo tizio che non so perché ci conosce anche se noi non l'abbiamo mai incontrato. Un po' lontanino. E quanto per una cittadella che non siamo mai andati a vedere, quindi è anche una buona occasione per vedere nuove cittadelle, per vedere anche se è appunto una città, perché noi mi sembra che all'inizio del gioco eravamo partiti proprio da una città e poi siamo andati al ranch e tutte le cose che sono accadute, insomma abbiamo conosciuto Bonnie, abbiamo fatto un sacco di cose. Quindi non so, magari è quella, magari un giorno a quella città ci riandremo, oppure cioè, ci riandremo proprio grazie alla possibilità del gioco, grazie al cavallo, non lo so, probabilmente comunque no, però comunque, o magari poi alla fine del gioco John ci aveva detto, diciamo, a Bonnie, detto appunto a Bonnie che avrebbe voluto farci una nuova vita, quindi farsi una sua fattoria, eccetera. Quindi magari che noi abbiamo appena iniziato, quindi ovviamente di certo non possiamo saperlo, magari in futuro, comunque a breve, sapremo di più sulla vita di John, su quello che era, perché più o meno ce l'aveva detto, no? Indirettamente comunque aveva detto a Bonnie, però più o meno ce l'aveva detto che non aveva avuto una bella vita, insomma sta cercando di cambiare, di farsene appunto una nuova. E comunque fa bene e sono felice che magari un giorno poi alla fine lo vedremo. Comunque stiamo andando, non so, abbiamo attraversato una specie di palude, ok? E quindi spero che comunque prima o poi, che sia alla fine del gioco o che sia prima, più o meno ce l'accendono un pochino, non lo so, lo spero. E non so, oh, siamo arrivati? Sembra tanto lunga sta roba. Ok, comunque stiamo praticamente in una palude e non... Andate bugiardi, vabbè. E non mi immagino quanta puzza ci può essere qua. Cioè, a vivere qui, veramente che schifo, non me lo posso immaginare.
Grazie all'amico sconosciuto del misterioso, forse dovresti dargli un consiglio. Ok, mettiamo un attimino il cavallo qua, speriamo che non se lo rubano. Perché questa città mi dà tanto a ste cose brutte. Quindi, okay. Ah, forse questa non è la sua moglie. Ci sono vecchie edizioni del giornale. Ah, non mi interessa. No problem if I just... Excuse me, mister. Yeah, what the hell do you want? Look, don't ask how, but I know what you're about to do. You don't want to do this. The hell are you talking about? You know what I'm talking about, mister. I'm just here to say I don't think you should go through with it. Your wife, she loves you. Shit, mister. I don't know who or what you are, but I guess I'm grateful. I guess you're right. I was raised better than this. Don't mention it. Go on now. Ok, così di cattiveria proprio. Allora, pensavo che, diciamo, opponeva un pochino di resistenza a quello che dicevamo. Ok, se n'è andato così, come se non fosse successo niente. Ok, allora, magari, ecco appunto, questa non la possiamo più fare perché dobbiamo aspettare qualche tempo, ma cioè dobbiamo aspettare qualche tempo perché noi eravamo circa qui a fare quella missione e non possiamo fare troppi sconosciuti nello stesso momento, anche perché io appunto non voglio farli tutti sconosciuti messi insieme, anzi, come vi ho detto negli altri episodi, a ogni inizio episodio faremo faremo uno sconosciuto, comunque se l'abbiamo appena iniziato, comunque lo faremo, cioè nell'inizio del prossimo episodio lo continueremo e così via, anche perché per continuare uno sconosciuto non possiamo farlo, cioè l'abbiamo iniziato, lo facciamo, lo finiamo, eccetera, eccetera, ma dobbiamo appunto aspettare un po' di tempo e ovviamente di certo non abbiamo il tempo per aspettare o comunque per fare delle missioni secondarie in un episodio, insomma, a parte quello non ci interessa poi tantissimo, anche perché mentre stavamo andando qui, ecco appunto, c'è un altro sconosciuto che magari prima o poi potremo tornare qua e vedere appunto quest'altro sconosciuto, anche perché mentre vado da qualche parte, mentre mi avvicino, insomma, mentre viaggio, diciamo, io incontro molti sconosciuti, molte missioni secondarie che ovviamente possiamo sempre fare. Ripeto, abbiamo iniziato quest'altra missione è la missioncina, diciamo, secondaria, quindi ora, all'inizio del prossimo episodio, continueremo quella e non ne faremo altre finché poi alla fine non lo continuiamo, anche perché io andrei un attimo al diario e andrei alle sfide. No, scusa, le sfide, gli sconosciuti. Ecco, ti conosco in attivo perché appunto in attivo nel senso che, diciamo, a breve ci sarà un aggiornamento della missione e quindi a breve, fra qualche minuto, non so se fra mezz'ora neanche, comunque io ci faccio tanto caso perché comunque sono missioni secondarie che a noi non interessano particolarmente, cioè non ci interessano poi tantissimo perché noi comunque vogliamo vedere le missioni principali, però ci sono qualche storiella, cioè c'è qualche storiella appunto che ci potrebbe interessare, come appunto quella che abbiamo finito nello scorso episodio, che sinceramente a me, diciamo, non dico che mi è piaciuta, ma comunque è stata abbastanza inquietante, se vogliamo dire la verità, perché in effetti non sembrava tanto una cosa salutare, anzi, abbiamo incontrato un cannibale, ecco un altro sconosciuto qui sopra, abbiamo trovato addirittura un cannibale che sinceramente non so perché, e la cosa che mi rimane, diciamo, un pochino in dubbio è che non so se quella tizia, la tizia che è incinta, appunto, il marito è quello che abbiamo ucciso o è quello che comunque abbiamo salvato, perché in effetti poi l'abbiamo preso e diciamo che quel tizio cannibale ha utilizzato come scusa quello di mangiarlo, diciamo, perché aveva fatto così, l'aveva catturato, ma secondo me era tutto fatto apposta. Vedete, un altro sconosciuto ancora. Comunque noi siamo intanto parlando e scherzando arrivati da Seth di nuovo.
Seth. Hey, John. Hey, partner. You what you need? Ready to help me? Not quite. Not quite ready. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? That you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses were no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even going to wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. They say he laid with his sister. I don't like women, partner. I don't. Not since Mammy died. Seth, what are you gonna do with those bodies? I'm gonna take them back to a nice quiet spot and look for the map. I needs the map, partner. I needs it. Let's go! Vabbè. Quindi dobbiamo accompagnare questo pazzo di Seth da qualche parte per portare questi morti. Non ho capito perché. Vediamo un attimino quanto è lontano, almeno mi regolo. O potevo capire se fare questo grande pezzo di mappa. Praticamente partiamo da Great Plain, che sta qua sopra, e andiamo là sotto, facciamo prima, o andiamo magari al Messico qua sotto, che già siamo più o meno al Messico, perché in effetti ci siamo. Però potevo capire direttamente con il cavallo, ma non con una carrozza che ci mettiamo veramente un'eternità. A sud-ovest, ciao. Non c'è il porto affattato, cos'è? Vabbè, comunque ragazzi, questi ovviamente parleranno, perché... Mentre viaggiamo, diciamo, mentre andiamo, questi ci tengono compagnia. Quindi ovviamente magari leggo ogni tanto che cosa vogliono, comunque di che cosa parlano, e poi magari brevemente poi ve lo racconto. Ok ragazzi, credo che siamo quasi arrivati. Intanto siamo rimasti senza cavallo, e poi praticamente c'era gente che ci voleva uccidere, che è venuta ad ucciderci eccetera, ma ci siamo difesi, però appunto abbiamo perso un cavallo, non perché è morto, ma perché se ne è scappato. E poi Seth è rimasto senza persona alla bara, praticamente non ha detto niente di interessante, non hanno parlato niente di importante, perché cioè Seth parlava da solo, cioè parlava con i morti, e quindi praticamente John è stato praticamente in silenzio. Comunque, questa non era la cosa dove stavano impiccando Bonnie. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Ok, ok. Pensavo che ci avevano 879 cose. No, io questa la lascio qua perché, guarda, già le carrozze non mi piacciono. Poi con un cavallo, l'altro se ne è scappato, peggio ancora. Non so perché ci ritroviamo sempre il nostro cavallo così, ma ci segue sempre e sono felice. Allora, io direi a questo punto di... ok, Seth già sta qua. Ok, allora facciamo direttamente Seth, e poi non so, nel prossimo episodio appunto faremo... quello là della W e cose del genere. Allora a questo punto posso lasciare il mio cavallo di qua. Io pensavo che era lontano, no, aiuto. Che era lontano, Seth. E invece no, è rimasto qui. Pensavo che cambiasse in qualche modo, come sempre, dopo tutto, però... Oh, it's like that, is it? Huh? Not talking to Seth today? Oh, the old silent treatment. Oh, whoa. That's quite a stench. Hey, Seth. Seth, come back here. Oh, hey, partner. I was just looking for you. Looking for me? What? Over there? How you doing? I'm good.
Well, see you later, partner. Where are you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. No, sir. Come on, partner. Okay, I was just fooling. Partner, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big... Ok, finiamo magari di fargli parlare, sti qua. Ok, andiamo. Sì, sì, senti, set. Se ci vogliamo sbrigare, bene. Ok, no, meglio che non ci sbrighiamo, ragazzi. E dai, guarda tu perché non mi prendi quello che è morto. Dove? Merda. Non so perché è pieno di gente qua. Ciao. Però non è morto prima. No, no, già. Saccheggiamo. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Ok, le munizioni sono ben accette, veramente. Probabilmente questi tizi sanno che c'è un tesoro qui, e se ci sono tutte queste gente che ci sta sparando, significa che veramente qui c'è qualcosa di importante, quindi probabilmente Seth è vicino al suo tesoro. Uno sta lassù. Ma muori. Sì, ok, magari saccheggio un attimo qua. Ok, possiamo andare, togliti tu. È chiuso. Controlliamo sul retro. Ok, ci sarà probabilmente un accesso. Ok. Tipo una porta secondo. Ah, come controlla la cantina? Oh no! Ma che cantina è? Oddio! Che paura! Ok. Sì. Ma dov'è? Piano di sopra, oddio. Raga, stando a fuoco tutto! Ma muori? Ok. Non so, andiamo a controllare sopra. Anche se... Ok. Ah, saccheggiamo il corpo, va. Vediamo anche questo, se ha qualcosa di buono. Sì, ma non mi sparate mentre sto saccheggiando i corpi. Non mi messaggiate. Finally, I see the light at the end of this very long, long tunnel. Seth's gonna be rich after all these years. Woohoo! It's silk sheets and Parisian whores from now on, mister! What the goddamn hell is this? A glass eye! I'm sure whoever that belonged to treasured it very much. Those stupid liars! Those stupid chicken shit maps! Making a damn fool of me. A glass eye! It's a glass eye! Stop with the tears and help me with Williamson's gang. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Hunting dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. Sure. I'm ready for the living. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready. Ok ragazzi, credo che Seth ci sia rimasto veramente, ma veramente male. E si nota. A quanto pare credo... Allora, ha alla fine accettato di aiutarci, a quanto pare, al signor Dickens e a noi, perché in realtà siamo noi che stiamo aiutando loro.
In realtà avevamo cercato Seth soltanto per aiutare il signor Dickens, però alla fine poi sono uscite tutte queste cose varie che noi non interessano poi tantissimo, però purtroppo insomma ci hanno costretto a farla, anche perché non credo che a John interessi molto quelle cose, quelle pozioni che ti sentono forti, solo per fargli soldi, o comunque basta che a noi ci danno dei soldi, o comunque ci danno fama. I soldi sono molto, non, cioè, diciamo sì che sono importanti, però ancora non abbiamo trovato in questo gioco uno scopo specifico per i soldi, quindi sinceramente ancora non ho capito bene questa cosa. E non so, niente, sì, qualcosa da dire, niente, stanno succedendo un sacco di cose. Comunque ovviamente nel prossimo episodio ovviamente all'inizio continueremo, se riusciremo, insomma se riuscirà il punto interrogativo, quindi lo sconosciuto, a continuare a fare quella cosa che poi siamo riusciti a farla velocemente, perché comunque siamo andati da quel tizio e abbiamo detto: guarda, tua moglie ti ama e ha lasciato perdere. Sinceramente pensavo ci mettesse tanto tempo, anzi magari abbiamo fatto appunto la scelta giusta, perché magari se sceglievamo di corromperlo, magari non avrebbe accettato, avrebbe fatto tutta quella tiritera. Probabilmente sì, a parer mio. E poi comunque faremo la W, vedremo con Seth il signor Dickens. Comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!